La rima è un effetto sonoro che si ottiene quando due parole presentano la stessa terminazione, dalla vocale che segna l'accento della parola fino alla fine. Nella parola collina, per esempio, la vocale accentata è la I, quindi la rima si ottiene a partire dalla I, ina. Una parola in rima con collina è assassina. La rima classica si dispone a fine verso e crea così un legame tra parole anche molto distanti nel testo. Nella canzone di De Gregori, Generale, la rima è usata per collegare parole lontane. Collina, assassina, contadina, bambina. La rima si rappresenta con lettere uguali per ogni tipo. In questo caso rimano le parole in ina e si usa la lettera A per indicarle. Si parla di rima baciata quando a rimare sono parole tra versi contigui. Nel nostro testo la rima in ina è baciata perché le parole rimano tra versi direttamente seguenti: collina, assassina, contadina e bambina. Stessa cosa succede nei versi successivi con la rima baciata in igli, figli e conigli. Si parla di rima alternata quando la rima tra i versi si alterna. Ad esempio, in questa poesia di Guinizelli, il primo verso, «Foco d'amore in gentil cor s'aprende», rima con il terzo, «Che dalla stella valor noi discende», e il secondo, «Come vertute in petra preziosa», con il quarto, «Anti che il sol faccia gentil cosa». Si parla di rima incatenata, infine, quando la rima tra i versi si alterna in maniera da legarli insieme. Tutta la Divina Commedia è composta in questo modo. La rima successiva nasce all'interno della rima precedente, come «Mi ritrovai per una selva oscura», dove la rima viene realizzata dai versi successivi. «Ai, quanto a dir qual era è cosa dura, e che nel pensier rinnova la paura». Questo intrecciarsi delle rime forma una catena tra i versi, da cui il nome di rima incatenata. Altre principali forme di rima sono la rima incrociata, quando il primo verso rima con il quarto e il secondo con il terzo. Dallo schema ABBA CDDC. La rima ripetuta, quando le rime si ottengono per ripetizione, con schema ABCD, ABCD. E infine la rima invertita, quando le rime si ottengono invertendo l'ordine della ripetizione. Lo schema metrico è allora ABCD, DCBA. Un elemento fondamentale della poesia è poi la rima, che però non compare in ogni componimento poetico. La rima che cos'è? È la perfetta uguaglianza tra le terminazioni di due o più parole poste in posizione finale diverso.